Patologia tiroidea nodulare, un'epidemia o un allarmismo infondato? Beh, come in tutte le cose, la risposta può essere entrambi i fenomeni. È vero che la patologia nodulare tiroidea è molto frequente, soprattutto in Italia, dove c'è una carenza iodica, anche se lieve, che favorisce lo sviluppo dei noduli tiroidei. Ma d'altra parte c'è un allarmismo veramente ingiustificato quando si rileva un piccolo nodulo tiroideo. Siccome oggi c'è una grande diffusione delle metodiche ecografiche, accade che spesso vengono diagnosticati dei piccoli noduli che in realtà poi non hanno conseguenze cliniche importanti. Questo crea molto spesso un inutile allarmismo, ansietà nel soggetto e anche purtroppo una esplosione della crescita della spesa sanitaria, a cui invece dobbiamo prestare molta attenzione. Quindi noi dobbiamo fare le cose con giudizio e intelligenza e procedere nella diagnostica solamente in quei casi che lo richiedono e soprattutto evitare uno screening ecografico indiscriminato nella popolazione. Tutti i soggetti dovrebbero essere informati sulla importanza di una corretta alimentazione. Corretta alimentazione che prevede l'uso in cucina del sale arricchito con iodio. Questo perché? Perché questo dà una prevenzione a livello di popolazione e quindi è molto importante per prevenire la comparsa di gozzo nodulare. Quindi è importante soprattutto nei giovani, ovviamente, ma va estesa in tutta la popolazione. Tant'è vero che è dimostrato che una profilassi efficiente avviene in una comunità quando più del 90% delle persone si alimentano normalmente con sale arricchito con iodio. Questo è quello che può fare l'individuo. Poi il resto invece è in mano al medico, cioè sapere quando è giusto procedere sia a un'indagine della funzione tiroidea sia a un'indagine ecografica e quindi questo ovviamente va ristretto nei soggetti a rischio, non in tutta la popolazione. Il ruolo dell'integrazione è importante, ripeto, il sale arricchito con iodio è già un'integrazione, in particolare in momenti della vita, cioè nella giovane donna che programma una gravidanza e nella donna che è in gravidanza, spesso anche la quantità di iodio presente nel sale arricchito con iodio, visto che giustamente c'è una restrizione del consumo di sale, soprattutto in gravidanza, e appunto la quantità di iodio presente nel sale spesso non è sufficiente a garantire un adeguato apporto di iodio, tale da raggiungere quei livelli che sono raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questi casi quindi c'è bisogno di un'integrazione. Al giorno d'oggi esistono moltissimi prodotti che integrano lo iodio nella dieta.